La sto guidando io! Sto guidando la moto! Sto guidando la moto di Bull, non ci credo! È il gioco della vita su telefono! Ragazzuoli, benvenuti! Quest'oggi, come potete vedere, siamo per la primissima volta in un nuovo gioco ufficiale, ci terrei assolutamente a sottolinearlo questo, di Dragon Ball per smartphone. Come potete vedere, ci sto giocando dal mio. E siamo su Dragon Ball The Strongest Warrior. Allora, questo gioco ve lo annunciai, tra moltissime virgolette, una roba come un anno e mezzo fa, due anni fa. Poi si sono perse totalmente le tracce, anche perché è un gioco per il momento soltanto per il mercato giapponese, cioè in realtà cinese da quanto mi risulta. E, oddio, credo sia cinese. Poi, sì, dovrebbe essere cinese. Quindi è finalmente uscito, è finalmente disponibile. Prima di una settimana fa praticamente era ingiocabile al di fuori della Cina. Adesso invece c'è la possibilità. Ragazzi, non vi ho portato una guida perché è una roba tremenda. Nel senso, non tanto capire come giocarci, perché è abbastanza semplice. Il problema è che per me sarebbe un po' un bordello. Se proprio volete, se proprio vedo tanto interesse e tanti mi piace soprattutto, provo a portarvi una guida così stesso in giornata, però ragazzi, credetemi, potrebbe non valerne la pena. Proviamo immediatamente sto gioco insieme, sempre se ci fa entrare. Ecco qui, allora, Namek. Ragazzi, questo è un filmato con grafica in game, attenzione. Cioè, il filmato è pre-renderizzato, quello sì. Però è grafica in game, è proprio la grafica del gioco questa. Cioè, i modelli sono quelli lì. Ragazzi, ripeto, grafica in game. Guardate che bella. Cioè, su telefono. Guardate qui. Guardate che bella è sta roba. Ma qui è incredibile come si sia realizzato una sorta di open world, tra virgolette. C'è un gioco con una mappa e tutto il resto, in cui abbiamo una grafica veramente ottima. E adesso non ci resta che vedere il gameplay. Adesso devo spostarmi giusto un attimino sto coso. Ok. Allora, gli attacchi, come potete vedere, funzionano in questo modo. Cioè dobbiamo tappare sullo schermo dove c'è il simbolo del pugno. E poi abbiamo anche le tecniche, ok? Le skill. Qui ad esempio abbiamo usato il sasso carta forbici. Ecco, la tecnica del sasso carta forbici. La mora cinese, chiamiamola così. Allora, abbiamo fatto fuori il primo, tra virgolette, non saprei come definirlo, chiamiamolo mob. Chiamiamolo mob, sì, va bene così. E ora non so cos'è che dobbiamo fare qui. Allora, qui c'è la Kington, va bene. Allora, forse c'è l'autoplay, tra virgolette, dal punto di vista dell'arrivare ad una missione. Musiche molto molto carine, anche se mi sa che fra poco mi tolgo le cuffie perché non mi fanno capire niente, vi giuro. Ok, perfetto. Ci portiamo già sul punto della missione e mi sa che qui dobbiamo pescare. Dragon Ball Z Kakarot, sei tu? È Dragon Ball Z Kakarot, in poche parole. Ok. No, ragazzi, guardate che bello. È su tele... Ma perché non lo portano in Europa, sto gioco? No, io rosico tantissimo, vi giuro. Sto rosicando un bordello. Se volete che, diciamo, vi porti altri video su sto gioco, fatemelo sapere. Ma che? Ma perché queste scritte devono per forza uscire? Stupendo. Mamma mia, ragazzi, è pauroso, pauroso a dir poco. Ok, dobbiamo parlare con Bulma. Ovviamente non capiamo niente. Questo credo sia un altro tutorial o qualcos'altro. No. Allora, dobbiamo riprendere di nuovo il pesciolino, va bene.
poi pesciolino, vabbè, fino a un certo punto. Quindi qui andiamo ovviamente alla casetta di Goku, di nonno Gohan, dove faremo vedere, credo, la sfera del drago a Bulma a questo punto. Ragazzi, stiamo rivivendo praticamente la storia di Dragon Ball. Questo è un prequel di Dragon Ball Z Kakarot. Ragazzi, ma io non... davvero... cioè, rimango esterrefatto in senso positivo dalla grafica di sto gioco, di quanto è bello, proprio visivamente. Allora, cosa che ci fai fare adesso, Bulma? Dobbiamo uscire? Mamma mia, guarda adesso Gohan. Pauroso. Allora, vai. Di nuovo autoplay. Andiamo da Bulma. Oh, se mi fate portare la moto... per favore, fammi portare la moto che io... fammi portare la moto. Bulma. Bulma, fammi salire a me. Fammela portare. Che abbiamo ottenuto anche un'equip. No, la sta guidando lei. No, ferma, ferma. Voglio guidare io, per favore. Fammi guidare a me. Fammi... la sto guidando io. Sto guidando la moto. Sto guidando la moto di Bulma. Non ci credo. È il gioco della vita sul telefono. È il gioco della vita sul telefono questo. Ma non è possibile. Sto guidando la motocicletta di Bulma. Oh mio Dio. Come si fa? Voglio impennare, per favore. Fatemi fare un'impennata. Fatemi fare l'impennata. È stupendo. Ma com'è possibile? Ragazzi, ma come si fa a togliere però tutte queste scritte che sono di un fastidioso enorme? Allora, ragazzi, non ci riesco. Cioè, no... oddio. Sì, ci sono riuscito in realtà. Allora, pensate che addirittura ero uscito dal gioco ad un certo punto. Avevo premuto delle robe stranissime, che ovviamente ci capisco niente. Ragazzi, ci sono riuscito. Ce l'ho tolte. Finalmente, adesso possiamo goderci di gioco per bene. Che bello. Che bello. Allora, vediamo un pochino dove ci porta Bulma. In teoria, lo sapevo. Lo sapevo, eccola qui. Vabbè, ragazzi, direi di saltare i dialoghi. Qui si dice, sono un Mikami, sono la tartaruga, mi sono perso qua, di là. Andiamo dal maestro Muten, venite con me, vai. Allora. Oh, fermi. Ci vogliono attaccare, dobbiamo proteggere un Mikami. Che bellissima sta roba. Bella, bella. Allora, autoplay. Vediamo un attimo... ok, ci porta praticamente dove dobbiamo combattere. E quindi, vai, skill. Ok, morra cinese. Poi dammi un'altra skill, per favore. Anche se, vabbè, la Kamehameha sicuramente no. Quello è poco ma sicuro, non è ancora il momento. Per il momento morra cinese. Dai, qualcos'altro almeno col bastone. Secondo me potrebbero darcelo. Allora, ancora combattimenti qui. Cos'è? Perché c'è? Vedo lo Zaru qui. Cos'è sta roba dello Zaru? Ah, un'altra skill, perfetto, eccola qui. Che vi ho detto? Che vi ho detto? La roba col bastone ci ha attivato. Perfetto. Perfetto, veramente al top così. Poi continuiamo. Comunque a tratti ricorda Dragon Ball Online. Anche se, ragazzi, secondo me è più bello questo qui. Cioè, lo vedo proprio più... ovviamente sono passati anni da Dragon Ball Online, quello sì. Però mi pare proprio... ovviamente anche in realtà il concept è un attimino diverso. Però, tanta roba. Guardate qui l'attacco col bastone. Che avevo detto, al top. Morra cinesa. Beh, ragazzi, spiaccico più una parola per bene. Morra cinese. Allora, vediamo un attimo quando si carica quella barra dello Zaru. Cosa succede qui? Non ci ho capito nulla. Non ci ho capito nulla. Che ha fatto? Ragazzi, ho visto caricare anche una mossa col ki, se non vado errato. Cioè con... non lo so. Qualche blast era. Ma com'è possibile? Goku non può fare il blast al momento. Non può blastare. Perfetto. Distruggiamo quello che credo sia il primo mini boss o il primo boss. Quindi, ok, otteniamo delle ricompense. Ragazzi, frechiamocene di tutto al momento. Noi dobbiamo solo vedere il gioco com'è che si muove. Per poi quando e se mai arriverà in Europa. Ragazzi, spero di sì. Nel caso facciamo una petizione, ve lo dico, cioè la preparo stesso io. Bellissimo. Eccolo! È partito il dialogo col genio qui. Allora, vabbè, ovviamente lasciamo perdere. Qui, ci regala già la Kintun, perfetto. Vediamo. Ragazzi, ci fanno usare anche questa? E ci fanno volare anche per il mondo. Ditemi di sì. Perché godo ancora di più. E io sto gioco me lo giocherò in cinese a sto punto. Anche perché non ho purtroppo la garanzia, la sicurezza che arriverà in Europa, ma nemmeno altrove. Ok. Vediamo un pochino.
Perfetto. Vediamo. Equipaggiamo la Kington. Eccola qui. Allora, vediamo se mi fai volare un attimino meglio. Ok, ok, ok. Allora, forse... No, possiamo muoverci solo così, mi sa. E corriamo magari più... Cioè, andiamo un attimino più veloci alla fin fine. Però è interessante, comunque la Kington. Guardate qui, è bella. Ragazzi, stupendo. Veramente, veramente bello. Ragazzi, io direi di fermarci qui. Qui ci sta portando probabilmente... No, no, ci sta portando da Oolong. No, non voglio andare da Oolong. Fermati. Non voglio andare da Oolong. Ok, ok, sono riuscito a fermarmi. Allora... No, no, non andare da Oolong. Fermo. Ma perché sono scemo? Perché faccio ste robe? Per favore. Fermati, fermati. Fermati. Ragazzi, non riesco... Ah, ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta adesso. Fermati qui. Vabbè, abbiamo ottenuto... Ragazzi... No, no, aspetta. No, dimmi. È il gioco della vita. Mai visto un gioco... Ed è per telefono. Ed è per telefono. Ragazzi... Un fottio di mi piace. Un fottio di mi piace per sto gioco. Un fottio di mi piace. Per forza, per forza. Ci vediamo al prossimo. Ragazzi, se vedo veramente tanti mi piace, io ve lo continuo. Vi continuo sto gioco. Al top. Ciao ragazzuoli.